Video numero 65, 23esimo sulle competenze trasversali. Negli ultimi video ho iniziato a dedicarmi alle soft skills fondamentali per affrontare quella che gli economisti di tutto il mondo considerano la più grave crisi economica dal dopoguerra. E proprio qualche giorno fa, nel concludere un video in cui elencavo 11 competenze tradizionali, ricordavo ai miei amici social che presumibilmente ne mancava qualcuna, che potevano essere specifiche per questa fase. Ovviamente non si sono fatti attendere ed hanno integrato il mio primo elenco ed oggi voglio condividere con te il loro contributo. Naturalmente sono doverose due precisazioni. La prima è che le indicazioni che sono pervenute sono frutto di una sensibilità o di una prospettiva specifica che è tipica dell'imprenditore, del libero professionista, del lavoratore autonomo. La seconda è che i termini che indicherò non sono necessariamente delle competenze tradizionali in senso stretto per come siamo abituati a conoscerle. Detto questo, parto con il termine più gettonato di questi ultimi due mesi. Mi viene segnalato da Luca, che scrive dal Lazio e che dice resilienza, ovvero la capacità di affrontare e superare periodi di difficoltà, di riorganizzare positivamente la propria vita di fronte ad una problematica immensa. Insomma, la capacità di assorbire un colpo senza spezzarci. La seconda competenza è suggerita da Annalisa, una notissima psicologa nonché socia fondatrice di un'importante cooperativa sociale, quando indica lungimiranza, ovvero la capacità di prevedere per tempo ciò che potrebbe capitare ed adeguare il nostro agire. Sulla stessa lunghezza d'onda voglio inserire una terza competenza fondamentale che viene indicata da Gianluca, quando dice la capacità di leggere ed interpretare le informazioni, ovviamente economiche o socio-comportamentali, per poi effettuare delle scelte consapevoli. Un'altra abilità fondamentale me la suggerisce il mio amico pugliese Nicola, quando scrive: se tutto intorno a te cambia o sta per cambiare, quello che serve è una vision. I prossimi due suggerimenti sono apparentemente antagonisti, perché da un lato abbiamo Luca che scrive la calma, nel senso dell'autocontrollo, del non fare scelte avventate. Dall'altro lato abbiamo Corrado, un noto imprenditore, che scrive reattività, ed io aggiungerei anche proattività, ed immagino che intenda la capacità di reagire immediatamente prima che siano gli altri a farlo e quindi ritrovarti in ritardo oppure con un divario incolmabile. Ed infine voglio condividere con te il suggerimento di Michela, una bravissima docente universitaria ed esperta di business family, quando scrive coraggio. È un termine che non ha bisogno di nessun commento e che nell'ambito imprenditoriale è ben noto come attitudine al rischio. Per concludere questo video voglio condividere con te due informazioni, una negativa ed una bella storia. Quella negativa è che le competenze trasversali non si possono apprendere nell'arco di una settimana, pertanto se non le hai o non le hai mai allenate, difficilmente potrai contare su di loro. La seconda informazione è tratta da una storia vera. Tantissimi anni fa una donna viaggiava in macchina su una Citroen 2 cavalli con un figlio piccolissimo. Ci fu un incidente, l'auto si ribaltò più volte e lei venne sbalzata, fortunatamente indenne, fuori dalla macchina, la quale però proseguì la sua corsa ribaltandosi più volte e poggiandosi su un lato sul ciglio della strada. Il bambino rimase chiuso dentro la macchina e le portiere di sopra, a seguito del ribaltamento, si erano completamente bloccate. Si guardò intorno e si rese conto che fuoriusciva del carburante. Allora tentò di nuovo di aprire quelle portiere, ma senza riuscirci. Essendo una strada isolata, non passavano degli altri automobilisti a cui poter chiedere aiuto, ed in quel periodo i cellulari non esistevano ancora. Si rese immediatamente conto che l'auto si sarebbe potuta incendiare. Ed allora non le restò che tentare l'impossibile. Con le due mani e con la forza della disperazione fece ribaltare l'auto di mezzo giro, capovolgendola e liberando il figlio dalla portiera di sopra. Fece giusto in tempo ad allontanarsi, che pochi secondi dopo l'auto si incendiò. Beh, dimenticavo però di dirti una cosa. Lei era particolarmente minuta, era alto 1,48 m e pesava soltanto 42 kg. Insomma, sarà pur vero che le competenze trasversali non si possono apprendere in poco tempo. Ed è altrettanto vero che in momenti di difficoltà siamo in grado di attingere a delle risorse che non sappiamo neanche di avere. Per oggi ho terminato, se il video ti è piaciuto ti invito a condividerlo e ci vediamo dopodomani. Ciao!